faccio rispondere a Luigi e poi raccogliamo le. Chiedo scusa, ma ho il treno per Roma fra 40 minuti e vorrei mangiare al volo qualcosa dentro la stazione. Allora, tre temi in tre minuti: liberalizzazioni, società partecipate e una piccola considerazione sul tema molto più ampio sollevato da lei. Liberalizzazioni faccio molto presto, se qualcuno mi dovesse chiedere, ci stiamo lavorando in questi giorni, perché come sapete il DDL concorrenza è in Senato in questi giorni, è vicino alle votazioni, quindi siamo nella fase decisiva con i relatori e i presidenti di commissione per provare a portare a casa il più possibile, però non ho difficoltà ad ammettere, anche di fronte alla giuria mediatica, so che tornerà, sarà usato contro di me in tribunale, se qualcuno mi dovesse chiedere qual è il settore della dimensione di politica economica su cui hai rimpianto che si poteva fare di più, rispondo senza esitazioni alle liberalizzazioni. A onor del vero bisogna ricordare una cosa, che il DDL concorrenza per gli esperti, gli amanti del genere, è uscito dalle stanze del Consiglio dei Ministri molto diverso da come è adesso il Parlamento. E quindi qui si apre un tema ben più grande. Voi sapete che in un paese a democrazia parlamentare nella quale tutti noi ci onoriamo di vivere, alla fine le leggi le fa il Parlamento, non le fa il governo. È vero che il governo si mantiene l'opzione di mettere la cosiddetta fiducia sulle leggi, chissà, forse è l'unico modo davvero per dare quella frustata di liberalizzazioni che servono, ma vi invito a guardare, sono documenti disponibili, che la versione uscita dal Consiglio dei Ministri ormai un anno fa era considerevolmente più coraggiosa. Quando arriva il Parlamento, sede della sovranità popolare, degli eletti del popolo sovrano, lì dentro in qualche modo le pressioni di chi non gli va proprio a genio cambiare qualcosa si fanno vive e spesso colgono nel segno. Quindi vediamo, stiamo lavorando proprio in queste ore, credetemi. E quando, visto che abbiamo l'ottimo discreto della telecamera, credo che sia calendarizzato, spero davvero entro marzo, il voto sul DDL in Senato, il voto finale delle concorrenze. C'è anche da dire che è la prima volta che l'Italia approva una legge annuale sulla concorrenza, speriamo appunto diventi un appuntamento annuale come dovrebbe in teoria ed essere. Comunque già lì nella versione attuale qualcosa di interessante c'è la fine del regime di maggior tutela del mercato elettrico, cioè qualcosina interessante c'è. Poi sono di formazione liberale, come qualcuno sa, mi sarebbe piaciuto vedere molto molto di più, ma credo e spero nel prossimo. Però ricordatevelo, ecco, perché noi leggiamo e leggeremo con l'Italia come i parlamentari. Sono discorsi da fare anche e soprattutto appunto ai rappresentanti del popolo sovrano di cui stiamo parlando. Partecipate, ma guardate che questo è un paese in cui ci si accorge delle cose solo quando sono già capitate, ma il Consiglio dei Ministri il mese scorso ha licenziato due decreti legislativi attuativi del DDL Madia, due di 18 decreti attuativi della Madia, che se fatti bene si rivoltano la pubblica amministrazione come il cazzino. Ma quando l'hai detto? Allora, come sapete, i decreti legislativi sono stati trasmessi al Parlamento per un parere non obbligatorio, non vincolante entro 60 giorni, al Consiglio di Stato per un parere conforme, e dopodiché torna al Consiglio dei Ministri e va in gazzetta ufficiale. Sono tempi precisi. Voi sapete, i decreti legislativi hanno 60 giorni per essere affinché le commissioni diano un parere non vincolante, torna al Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri approva e va in gazzetta. Parliamo di qualche settimana. Quei due decreti lì, anche quelli è l'ideale, il paradiso della liberalizzazione? No, ma delle robe molto forti le contengono. Stefano, abbi pietà, il cinema. Lì c'è scritto: gli enti pubblici possono mantenere partecipazioni solo in servizi che il mercato non offre. Bontà Dio. Poi c'è un paio di righe in più, forse pericolose, oppure che il mercato non offrirebbe a condizioni su cui sono sicuro che gli esperti e i vogliosi di continuare a mantenere i prosciuttifici, perché questo è un paese in cui i comuni hanno i prosciuttifici. A Roma c'è una bellissima osteria in via Frattina dove si mangia benissimo, che è della provincia, della regione in realtà, in via Frattina, quella della provincia sta dietro l'altare della patria. So che quelli saranno in prima fila nell'appellarsi a quelle due righe, ma io il prosciutto che faccio io comune di X è migliore del prosciutto romagnati. Non
sarà così facile far passare questa impostazione. Quindi lì c'è un'affermazione molto netta. C'è scritto che le società partecipate possono fallire. C'è scritto che quelle che fatturano meno di 1 milione all'anno vengono chiuse il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. C'è scritto che quelle che hanno più consiglieri d'amministrazione che dipendenti vengono chiuse il giorno dopo. C'è scritto come si fa gli esuberi a riassorbirli, perché comunque sia parliamo di 1 milione di persone che lavorano e partecipano, non tutte verranno chiuse ovviamente, ma anche se fossero il 10% parliamo di 5 volte tanto gli esuberi delle province della riforma del Rio. E c'è scritto come fare a riassorbire queste persone senza buttarle in mezzo alla strada, come non si metterà nessuno in mezzo alla strada. C'è scritto che gli amministratori sono soggetti alle stesse discipline in tema di fallibilità, anche per rendere conto di fronte alla legge, delle società private. Nell'altro, quello sui servizi pubblici, si citavano i rifiuti. Io ho fatto l'amministratore in una città che stava in una provincia dove c'erano 4 aziende che raccoglievano i rifiuti, perché c'erano fatti 4 bacini, quello di Ferrara e quello di altre 3 parti della provincia di Ferrara. Lì c'è scritto una riga che io sognavo da diverso tempo, cioè che l'affidamento del servizio idrico, a Ferrara ce ne hanno 2, e dei rifiuti 4, idrico e dei rifiuti, non può essere subprovinciale. Non riguarda Bologna come tema, riguarda tantissime parti del paese. Quello da sola, quella riga, pota decine di società in house nel settore idrico e dei rifiuti. Aumentando. Posso chiedere quali sanzioni sono previste nel caso di inosservanza? Perché questo è il punto. Il potere sostitutivo da parte della regione, se non lo fa la regione, è il presidente del Consiglio dei Ministri. Vabbè, in caso la legge, non è che l'invio dell'esercito non è ancora previsto. No. Bloccare il trasferimento dallo Stato al Comune se uno non fa quelle cose. No, nel senso è un affidamento non conforme. Cioè, cosa succede? Facciamo l'esempio di Ferrara, nel 2017 scade il contratto di servizio l'anno prossimo con ERA sui rifiuti. Lì, se si fa una gara, la gara non può essere più su un piccolo ambito, è una gara sull'ambito provinciale, quindi le altre 3 piccole società per forza spariscono. Poi se uno fa una gara non conforme alla legge, ne risponde di fronte alla legge, nel senso non è che gli affidamenti restano e vanno avanti, quindi forse l'equivoco è lì. Più una serie di altre cose che vi invito a leggere, sono decreti, ripeto, sono la perfezione, il paradiso liberale? No, secondo me, ma dato il punto da cui veniamo, sono rivoluzioni che stanno arrivando in quel settore, quindi vi invito a leggere. Infine, guardate, è un tema cruciale, io ho fatto un pranzo recentemente con dei giornalisti di Bloomberg, che appunto sono osservatori molto attenti della realtà economica mondiale, mi dicevano quello che dice lei, cioè uno dei temi più fondamentali, dice sì, che Granarolo c'è un bilaterale, perché lo so già con le limite, no, ma neanche stanno discutendo di partecipare, grazie, no, non so, stanno facendo un decreto legislativo. Dicevano questo, cioè guardate che lì in America, diciamo, tendono, noi ci focalizziamo su quello che accade domani mattina, in altri paesi c'è un orizzonte temporale un po' più lungo, si guardano a questi processi con attenzione, dove sta andando la domanda occupazionale, i processi di automazione, la terziarizzazione dell'economia, avranno o non hanno effetto sull'occupazione, temi enormi, dico solo questo. Beh, mi riallaccio alla prima parte del mio intervento poco fa. Se ha un senso guardare al mercato del lavoro in un modo diverso e migliore, e se ha senso guardare alla formazione professionale in un modo diverso, il ruolo dello Stato e dei poteri pubblici qui sta esattamente nella riconversione delle qualificazioni. Vogliamo dire che il commesso che chiude perché l'e-commerce si sviluppa diventa ingegnere nucleare grazie all'ANPAL? No. Poi magari se interveniamo sul sistema formativo dopo la scuola, se prendiamo università va anche meglio, però stiamo dicendo che qualsiasi riforma della formazione professionale prenderà gli espulsi del mercato del lavoro e li fa diventare sviluppatori di app? Ovviamente no, però non dobbiamo arrenderci al fatto
che produzioni che verranno progressivamente abbandonate creeranno per forza dei disoccupati. La vera sfida è esattamente quella di prendere quella forza lavoro, riconvertirla non come, facendo l'opposto di quello che è stato fatto finora, la formazione professionale, e chiaramente contemporaneamente sviluppare nuove occasioni di lavoro. Non è facile, ma insomma è l'unica via per provarci. Vi chiedo scusa, purtroppo. Grazie. Tanto l'occhio poi di Francesco, che tra l'altro lo può ringraziare per questa attività, cioè ci darà la possibilità di dialogare anche in tal senso, dove si possa penso che anche quando uscirà il decreto sulla confidenzialità